Quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa e chi più ne ha più ne metta, la dottoressa Serenella Salomoni, che potete scoprire 7 giorni su 7, 24 ore su 24 al sito www.serenellasalomoni.it, sul quale trovate i suoi articoli, la sua storia, i suoi podcast, il canale YouTube, ma soprattutto i contatti per parlare con lei, ma sicuramente lo potete fare ogni venerdì nel suo salotto. Dottoressa, bentornata. Grazie. Partiamo, sul suo suggerimento come al solito, da un bellissimo articolo che mi è piaciuto molto, di Concita De Gregorio, sul fatto che ci si chiede o meno se sia possibile smettere di amare, chiudersi alla possibilità di farlo. Beh, questo articolo Luca mi aveva molto incuriosito, a parte che Concita De Gregorio mi piace molto. Quello che dice è una persona molto, molto in gamba, è una giornalista molto in gamba, ma intendo dire che anche questa cosa che Concita si è meravigliata, no? Di aver trovato una donna che le ha detto io ho smesso di rendermi disponibile a relazioni sia di tipo sentimentale che di tipo sessuale. Ho detto che basta, non lo faccio più. Perché? Perché aveva avuto molte relazioni che l'avevano delusa, diciamo, lasciata molto delusa. Sì. Quindi quello che gli uomini che incontrava erano uomini che non la mettevano nella sicurezza di avere un rapporto di felicità. Quindi che è la prima cosa quando cominciamo una relazione, magari all'inizio va tutto bene, poi dopo ci sono dei contrasti, ci sono delle cose tali per cui questa persona ha deciso di togliersi da questa strada, anche se aveva delle occasioni, no? Quindi lei, questa persona diceva che vengono molto corteggiate le donne da sole con dei figli, perché gli uomini pensano che siano delle donne disperate. Questo credo che possa anche essere valido, ma mi sto chiedendo se siamo arrivati al punto che forse gli uomini non hanno minimamente capito che una donna ha delle evoluzioni o le ha avute. Siamo ancora rimasti, abbiamo parlato insieme, non so, del catcalling. Sì. Parliamo spesso degli uomini maltrattanti e poi parliamo degli uomini che ma lì ci sono anche donne logicamente che fanno stalking, o di uomini come l'ultima cosa che ho sentito dal giudice, che ha detto in tribunale che la denuncia che c'era da parte di una donna di aver avuto una violenza sessuale non era abbastanza diciamo profonda da decidere che fosse una violenza sessuale, perché questa ragazza era ubriaca e aveva socchiuso la porta e aveva invogliato quest'uomo a fare qualcosa. Ma naturalmente questi sono giudici uomini. Allora siamo ancora al punto che un uomo non capisce che quando ti dico no, è no. No, anche perché, dottoressa, quello... Te lo dica all'inizio, te lo dica a metà, te lo dica quando tu sei già pronto per... Ecco, questo è il passaggio, infatti, dottoressa. Secondo me molte persone non hanno capito che non esiste la modalità 0-1 e basta. Ci può anche stare che una donna magari all'inizio abbia voglia o stia parlando con te con dei pensieri e poi qualcosa le faccia cambiare idea. Quando quel qualcosa... Ma anche durante proprio l'atto sessuale. Io ho delle pazienti che ne parliamo, perché non parliamo naturalmente di violenza, però magari si parla di desiderio, no? Sì. Per cui questa coppia viene perché lei, la donna, ha meno desiderio, oppure dice, sa, ci sono dei momenti in cui veramente io avendo un rapporto sessuale o sto per avere un inizio di rapporto sessuale con il mio compagno, e
improvvisamente comincio ad annoiarmi e non lo voglio fare più. Che brutta immagine però. Sì, sarà anche una brutta immagine, ma è una realtà. E come si risolve, dottoressa? Beh, qui andiamo sul problema del desiderio, no? Sul perché questa persona arriva a questi punti che indubbiamente sono legati a tutta una sua storia personale profonda, eccetera, eccetera. Però la cosa che mi ha fatto pensare è che mentre c'è il lui che lo farebbe tutti i giorni, c'è una lei che delle volte lo fa volentieri, ma delle altre volte, anche se lo sta facendo e aveva anche il desiderio all'inizio, poi non ce l'ha più. È un passaggio. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare tanto per una ragione di più come questa, che appunto si parlava di questa cosa che aveva scritto la Concita De Gregori, e ancora di più quello che è successo nella realtà, che ne ha parlato alla televisione di questo giudice, come se una donna inizia un rapporto lo deve per forza finire. No, certo, questo ci mancherebbe, anzi è giusto reiterare questo messaggio perché va fatto passare. Le sottopongo un messaggio secondo me interessante al 334-9229-505, perché è da parte di un uomo. Io ho smesso di amare da quando ho perso la mia compagna prematuramente, faccio sesso perché ne sento il bisogno fisico, ma il cuore non batte più. Beh, io direi che questo signore non so quanti anni abbia, però ce lo può far sapere? Indubbiamente sarebbe da consigliargli di andare a fare un'elaborazione di questo lutto, se vuole avere un non dico altre relazioni, ma almeno capire per quale ragione è diventato così arido, perché poi alla fin fine il fatto che lui faccia sesso forse è ancora peggio. Ah, perché lei dice? È come se lui si separasse in due. Quindi ammettiamo che questo si chiami Mario, c'è il Mario che è in lutto perché non riesce a dimenticare lei, è pieno di questa donna che non c'è più. E l'altro Mario che invece va a fare sesso con delle altre donne, così tanto per fare sesso. Ma un uomo non ha, anche un uomo, anche se non è che un uomo fisiologicamente debba fare sesso, se no gli viene, che ne so, la febbre o la peronospora. Certo. Capito? Non è può benissimo fare a meno di fare sesso, non per niente. Ci sono i sacerdoti non dovrebbero fare sesso, no? Nel loro dogma. Non apriamo questo discorso perché è complesso. Ecco, ma no, lo apro perché è molto significativo che, ad esempio, questo sta a significare che c'è una sublimazione. Cioè, cosa fanno? Il desiderio viene sublimato verso qualcosa di più alto, molto più alto, che è la religione, che è Dio, che è eccetera eccetera, per cui non hai più la necessità di doverlo fare. E questo signore qui, finché sarà così separato tra l'amore per una donna che non c'è più e il sesso per altre donne, non potrà mai metterli insieme. Deve decidersi a non fare più sesso così. Okay. E a pensare, magari anche con uno psicoterapeuta forse, che cosa mi è successo. È una specie di forma anche quella di onnipotenza, dove io adesso mi chiudo, c'era solo lei e basta, finita qua. Sì, infatti risponde, ho 53 anni e sono un puzzle. Sì, è vero, è quello che sta dicendo la dottoressa, infatti, che in qualche modo, mi rivolgo direttamente a te visto che ci stai scrivendo, in qualche modo sei separato in vari pezzi, la dottoressa ti sta dicendo che forse devi iniziare un percorso per ricomporre questi pezzi. Il suggerimento, visto che questo è uno spazio radiofonico, il suggerimento è di contattare privatamente la dottoressa e iniziare proprio un percorso, sì, perché se vuole, merita. Se volentieri che mi scriva e possiamo riparlarne, proprio perché è come se lui avesse tirato giù la Claire, no? Cioè, io da quel, è il mio cuore diviso in due, metà di qua e metà di là.
anzi il cuore non è diviso per niente, o uso il cervello o uso il cuore, no? Sì. Quindi non riuscirò mai a trovare, magari gli passano vicino anche delle persone che potrebbero essere per lui interessanti, ma non se ne può nemmeno accorgere, perché non ha liberato completamente la mente a quello che potrebbe essere una passione diversa da quella che aveva prima, indubbiamente. Oppure decidere che no, non voglio avere altre donne, mi dedico ad altro. Ecco, questo è possibile. Allora non mi dedico nemmeno al sesso. È possibile, dottoressa? È molto triste fare un sesso in quella maniera lì. Sì, sì, questo è vero. È possibile, dottoressa, che qualcuno si decida proprio di declinare l'aspetto sentimentale e sessuale nella sua interezza? A parte i preti, ovviamente. In che senso? Che decida proprio, per esempio, come usando l'ascoltatore, magari di fronte a un lutto, da adesso in poi questo aspetto della mia vita è chiuso, non ho bisogno di innamorarmi e non ho bisogno di fare sesso, mi dedico ai figli, mi dedico al lavoro o a qualcos'altro. Certo, certo che sì, però io credo che o prendi questo tipo di decisione come l'ha presa quella donna di cui parlava la Concita De Gregorio, cioè questa donna non è rimasta delusa dagli uomini perché facevano male il sesso, ma è stata delusa dalla testa degli uomini, da come si comportavano, da come si approcciavano, da quello che facevano. Quindi lei ha tolto giustamente la parte affettiva, ma ha tolto anche quella sessuale, come se se tu togli una droga la devi togliere completamente, non puoi togliere a metà. Quindi sì. ha chiuso completamente. Certo che, siccome la libido è un'energia, allora tu questa libido, questa energia la devi dedicare ad altro, come ha detto lei giustamente. Anche questa donna farà altre cose che la interessano ugualmente, che sicuramente la interessano più di una relazione, perché se no non l'avrebbe mollata, visto che è una donna corteggiata, che è una bella donna, che insomma fa tutta una serie di cose che la potrebbero far incontrare una nuova relazione, un nuovo amore. Invece abdica. Questo è veramente un intervento, forse uno degli incontri più interessanti con la dottoressa, perché è un aspetto poco battuto, almeno a memoria mia, delle vite personali delle persone, e l'intervento dell'ascoltatore secondo me ci ha aiutato molto. Lo spazio è già finito, quindi ricordo anzi a tutte le persone che hanno trovato come me interessante la chiacchierata, potete approfondire, la dottoressa vive e lotta con noi, come si diceva un tempo, quindi la potete contattare sul sito www.serenellasalomoni.it. Noi invece rinnoviamo l'appuntamento tra sul mio YouTube, ci sono tanti articoli, anche questo signore può andare a vedere, ci sono tanti video corti, veloci, che però ti possono dare l'idea di qualche cosa che magari alla quale non hai mai pensato. Bene, perfetto. Allora l'invito alla dottoressa è stato perfetto per chiusare l'appuntamento tra una settimana, e questo è il salotto della giungla in cui si parla di questi argomenti. Grazie alla dottoressa Serenella Salomoni. Arrivederci. Arrivederci, buon weekend.